Il 7 aprile 2024 arrivano per la prima volta a Pordenone una delle più grandi voci dell'attuale panorama operistico internazionale, Ian Bostridge. Bostridge è un tenore britannico, specializzato da un lato nel repertorio lideristico e dall'altro anche però nel repertorio barocco. Qui verrà con la Cappella Napolitana, diretta da Antonio Florio, in un progetto che ha recentemente inciso per la Warner, in un CD meraviglioso, che è dedicato alla vocalità, quindi alla musica vocale per tenore, del barocco italiano, in particolare di due città italiane che erano i due grandi centri della musica barocca nel Settecento, Venezia da un lato e Napoli dall'altro. Quindi ascolteremo arie tratte da opere di Vivaldi, il Farnace, forse appunto una delle opere più note del compositore veneziano, ma anche rarità di altri compositori come Stradella, Fago, Leo, compositori veramente noti soltanto agli appassionati del genere, ma che raramente vengono eseguiti. Il punto forte di questo concerto però è anche qui l'energia e la fantasia e la modernità di questa musica, che è scritta più di 300 anni fa, suonerà attualissima anche nel 2024. Grazie naturalmente all'energia, alla bravura, alla sensibilità dei musicisti che la suoneranno e di Bostridge, e anche all'originalità del programma, che appunto alterna, creando questi interessanti ponti tra Napoli e Venezia, due modi comunque diversi e complementari di trattare l'espressione vocale. C'è un altro fatto importante: molto spesso si pensa, pensando appunto al repertorio operistico del barocco italiano, ai castrati, perché i ruoli principali erano affidati ai cantanti appunto castrati, che avevano questa vocalità molto estesa, con questa voce così angelica anche negli acuti. Invece Ian Bostridge vuol dimostrare che anche la vocalità per tenore è assolutamente competitiva anche rispetto alle più celebri arie per castrato, quindi è anche un modo per farci scoprire un aspetto meno conosciuto, anche per chi se ne intende, del mondo che è veramente infinito e tutto da scoprire ancora del barocco italiano. Quindi vi aspettiamo il 7 di aprile qui al Teatro Verdi di Pordenone con Ian Bostridge e la Cappella Napolitana diretta da Antonio Florio nel barocco italiano Venezia-Napoli.